Parliamo di Niccolò Machiavelli, che è un altro autore fondamentale che vive a cavallo tra il 400 e il 500, autore rinascimentale, e che è nato a Firenze nel 1469, anche lui da famiglia illustre e antica, ma impoverita, perché non aveva fatto come parecchi fiorentini che si erano dedicati agli affari con le banche o con i commerci. Studia, ha una solida educazione umanistica e a 29 anni inizia a entrare nella vita politica fiorentina. Lui è il segretario della cancelleria della città, quindi è una delle figure politiche più importanti della Firenze di fine 400. È quello in particolare che si occupa sia di imprese militari che di diplomazia, cioè di rapporti con gli stati esteri, nel periodo in cui, abbiamo detto, c'era appunto Lorenzo il Magnifico e lui era praticamente, e Firenze in questo periodo, vabbè, lui diciamo che comincia a diventare un politico dopo che Lorenzo il Magnifico è morto, però Firenze era uno stato che era considerato veramente l'ago della bilancia della politica italiana, perché era centrale, perché era economicamente molto sviluppato. Insomma, lui ricopriva un incarico politico importante in uno stato per l'Italia molto importante. Da quel momento, partecipa alla vita politica appunto di Firenze, ma a un certo punto viene estraniato dalla politica cittadina ed è costretto, in un certo senso, quando ci sono i cambiamenti politici di potere a causa dei Medici, a ritirarsi dalla politica attiva. Per tutta la seconda parte della sua vita, lui cercherà di riavere, di recuperare lo stesso prestigio della sua giovinezza, senza riuscirci mai. Però, per fortuna, in questo secondo periodo si dedica alla letteratura. Scrisse tre commedie, di cui La Mandragola, che è la commedia più importante del Rinascimento, dell'epoca in cui rifiorisce il teatro dopo la parentesi, diciamo, medievale, e scrive una serie di trattati storici, come i discorsi sopra la prima decade di Tito Livio e soprattutto Il Principe, di cui leggeremo un passo. Alla fine muore neanche troppo vecchio nel 1527. Due parole di riferimento almeno per quanto riguarda La Mandragola, la sua commedia più famosa. È una commedia che ha degli spunti decisamente ispirati a Boccaccio. Di cosa parla? Parla di uno stupido che si chiama Messer Nicia, ricco, un ricco che vorrebbe avere un erede maschio, che è sposato con una donna molto avveduta, ma che non riesce ad avere figli. E allora si affida, proprio perché è un personaggio particolarmente stupido e ossessionato da un'idea fissa, si affida a diciamo, un ingannatore che è un giovane innamorato appunto della protagonista della Mandragola, che si chiama che è un giovane venuto da Parigi e che si propone come praticamente uno che potrebbe aiutarla con un'idea un po' particolare. Questa donna dovrà prendere una pozione fatta di mandragola, che è veramente una radice con delle proprietà particolari, e poi rimarrà sicuramente incinta di una persona, la prima che giacerà con lei, ma poi questa persona morirà e quindi chiaramente questo Nicia non vuole essere lui quello che muore. Allora dovranno trovare qualcuno disposto a sacrificarsi. Chiaramente è tutto un inganno perché quello disposto a sacrificarsi è quello che ha ordito tutto questo inganno per riuscire ad amare appunto la moglie di Nicia, che alla fine, una volta saputo quant'era, diciamo, nobile e innamorato il suo amante, deciderà di rendere istituzionale questo tradimento al suo consorte, nonostante lei sia molto retta come persona. Questa sarebbe la tematica molto boccacciana della Mandragola, che è un po' considerata la commedia più famosa del primo Cinquecento.
La sua opera politica invece più importante è un trattato che si intitola Il Principe, che è ispirato a un personaggio storico. Il Principe è ispirato a una figura che si chiama, che ebbe il nome di Valentino, ma si chiamava in realtà Cesare Borgia ed era il figlio illegittimo di un papa, Alessandro VI. E questo personaggio è un personaggio che ha preso nel corso della propria vita un potere politico incredibile in poco tempo. Questo sarebbe, diciamo, il soggetto del principe. Il principe, che è dedicato ovviamente ai medici di Firenze, si propone di discutere di cosa sia il principato, cioè il regno di un principe, lo stato di un principe, di quali spezie sono, cioè di quali specie siano i principati, e poi come esse acquistano, cioè come si conquistano, come si crea un principato, come essi mantengono, cioè come si fa a tenere il potere di un principato, perché essi perdono. E diciamo che alla base di questo discorso quindi sta un'analisi accurata di come si fa a tenere il potere. Diciamo che in modo molto banale, molto spesso si ritiene legato al pensiero machiavellico, che assume un significato spesso negativo, e la cosiddetta semplificazione, il fine giustifica i mezzi, che vorrebbe dire in modo banale che il principe dovrebbe fare qualunque cosa sia da fare per tenere il potere, e quindi tecnicamente potrebbe anche fare l'ingiustizia. In realtà le cose, se uno legge il principe, non sono proprio così. Comunque, noi leggeremo un passo che è tratto dal capitolo 15. Il capitolo 15 avrebbe come sottotitolo delle cose mediante le quali gli uomini e massimamente i principi sono lodati o vituperati. Cioè vorrebbe dire che è un brano che parla dei motivi per cui i principi hanno un'immagine positiva, danno un'immagine positiva di se stessi e quindi vengono lodati, oppure un'immagine negativa. Allora, resta ora a vedere quali debbano essere i modi e i governi di uno principe con sudditi e con gli amici, che sarebbero quelli che gli danno una mano a governare il principato. E perché io so che molti di questi hanno scritto, dubito, scrivendone ancora io, non essere tenuto presuntuoso, partendomi massime nel disputare questa materia dagli ordini degli altri. Che vorrebbe dire? Spero di non risultare presuntuoso, perché io adesso, dovendo dirvi come fanno i principi a governare, siccome la penso diversamente da quelli che ne hanno parlato prima di me, spero di non sembrare presuntuoso. Ma essendo l'intento mio scrivere cosa utile a chi la intende, mi è parso più conveniente andare dietro alla verità effettuale della cosa che all'immaginazione di essa. E molti si sono immaginate repubbliche e principati che non si sono mai visti né conosciuti essere in vero, perché egli è tanto discosto da come si vive a come si doveria vivere, che colui che lascia quello che si fa per quello che si doveria fare impara piuttosto la rovina che la preservazione sua. Perché un uomo che voglia fare in tutte le parti professione di buono, conviene che rovini fra tanti che non sono buoni. Onde è necessario a un principe, volendosi mantenere, imparare a poter essere non buono ed usarlo e non usarlo secondo la necessità. Qui un po' potete capire a cosa mi riferisco quando gli è stata attribuita la banalizzazione il fine giustifica i mezzi. Perché cosa ha detto? Ha detto che, essendo quello che io voglio fare è scrivere qualcosa che serva a chi può comprenderla, mi è parso più intelligente, più utile andare dietro alla verità effettuale della cosa che all'immaginazione di essa. Cioè lui dice che vorrebbe più affrontare questo argomento parlando della realtà concreta. Diciamo che la verità effettuale sarebbe la realtà concreta, come stanno veramente le cose, piuttosto che a come ci si immagina debbano essere le cose. Ok?
e molti si sono immaginati repubbliche e principati mai visti né conosciuti essere in vero. Quindi parecchi parlano di repubbliche. Le repubbliche sono amministrate direttamente dal popolo e principati, cioè stati che sono retti da un principe, quindi diciamo monarchie, se le sono immaginate ma non esistono nella realtà e quindi è inutile scriverci sopra perché tanto non esistono. E poi dice, è tanto discosto, cioè lontano da come si vive a come si dovrebbe vivere, che colui che lascia quello che si fa per quello che si dovrebbe fare impara più presto la rovina che ha la preservazione sua. Cioè praticamente se uno impara quello che dovrebbe essere e non quello che è, magari gli succede qualcosa di negativo invece che di salvarsi. Quindi il motivo per cui lui scrive è questo, cioè scrivere di cose reali. E poi dice, perché un uomo che voglia fare in tutte le parti professione di buono, conviene ruini, cioè rovini, cada, finisca male, infra tanti che non sono buoni. Se te ti proponi di essere buono in qualunque situazione, alla fine, se sei circondato da persone malvagie, te non riuscirai a sopravvivere. Vuol dire questo. Questo ovviamente applicato a un governo. Onde è necessario a uno principe, volendosi mantenere, cioè volendo restare al potere, imparare a poter essere non buono e usarlo o non usare secondo la necessità. Quindi, a seconda che a un principe serva essere buono o non buono, lo deve fare a secondo di quello che è necessario, ok? Quindi non può essere sempre buono, deve adattare il suo comportamento alle necessità del momento, di ciò che il suo stato richiede. E passiamo al secondo paragrafo. Lasciando dunque indietro le cose circa uno principe immaginate e discorrendo quelle che sono vere, dico che tutti gli uomini, quando se ne parla, e massime e principi, per essere posti più alti, sono notati di alcune di queste qualità che arrecano loro o biasimo o laude. Vorrebbe dire che praticamente, lasciando perdere le cose immaginate e parlando delle cose vere che riguardano il principe, dico che tutti gli uomini e soprattutto i principi, per essere posti più alti, il che diciamo vorrebbe dire per essere quelli considerati quelli più in alto nella loro situazione di principi, sono notati di, cioè vengono attribuite a loro alcune qualità che li rendono degni di biasimo, cioè di vergogna, oppure di lode, di cose positive. E questi è che alcuno è tenuto liberale. Liberale vorrebbe dire generoso, che dà molto al prossimo. Alcuno misero, usando un termine toscano, perché avaro in nostra lingua è ancora colui che per rapina desidera di avere. Misero chiamiamo noi quello che si astiene troppo di usare il suo. Noi si dice oggi più che misero, tirchio, cioè uno che non è generoso, uno che non si separa volentieri dalla sua ricchezza. Alcuno è tenuto donatore, alcuno rapace. Il donatore è uno che dona, il rapace è quello come alcuni uccelli rapaci che prendono qualunque cosa. Alcuno crudele, alcuno pietoso, qualcuno è cattivo, crudele, fa male volentieri, e qualcuno invece pietoso, cioè aiuta, sta male per il prossimo. L'uno pedigrafo, pedigrafo vorrebbe dire uno che diciamo è bugiardo, promette cose che poi non mantiene. L'altro fedele, l'uno effeminato e pusillanime, quindi uno che ha sempre paura di tutto, l'altro feroce e animoso, che vorrebbe dire coraggioso, l'uno umano, l'altro superbo, l'uno lascivo, l'altro casto. Sono tutti aggettivi, come vedete, opposti. L'uno intero, intero è una parola che non ha lo stesso significato che gli diamo oggi, vorrebbe dire uno sincero. L'altro astuto, cioè furbo, l'uno duro, l'altro facile, l'uno grave, nel senso appunto di persona autorevole, l'altro leggeri, cioè persona da poco, che non vale nulla.
l'uno religioso, l'altro incredulo e simili. Quindi questi qui sarebbero tutti appunto le doti che vengono attribuite in positivo o in negativo al principe. E poi c'è il passo 3. E io so che ciascuno confesserà che sarebbe laudabilissima cosa in uno principe trovarsi di tutte le soprascritte qualità, cioè tutte le qualità che ha detto prima, accanto alle doti negative, quelle che sono tenute buone. Ma perché le non si possono avere né interamente osservare per le condizioni umane che non lo consentono, perché gli uomini poi non ti consentono di essere sempre il lato positivo che ha detto prima, gli è necessario essere tanto prudente che sappi fuggire l'infamia di quelli vizi che li torrebbano, cioè che gli farebbero perdere lo stato. Vorrebbe dire, tutti questi aspetti positivi di cui ha detto in un primo momento, il principe non li può adottare sempre, perché se non cambia con la prudenza, cioè la capacità di capire qual è l'atteggiamento giusto, lui, per essere troppo buono in certe situazioni, potrebbe perdere lo stato, che è l'ultima cosa che deve fare il principe. Il principe non deve perdere lo stato. E da quelli che non gliene tolgano, cioè da quelli pericolosi che potrebbero togliergli il suo potere, guardarsi, cioè evitare, se gli è possibile. Ma non possendo, vi si può, con meno rispetto, cioè con meno paura, lasciare andare. Et etiam, che è un termine latino che vuol dire e anche, non sicuri di incorrere nella fama di quelli vizi senza quali e possa difficilmente salvare lo stato, perché se si considererà bene tutto si troverà qualche cosa che parrà virtù e seguendola sarebbe la ruina sua, e qualcun'altra che parrà vizio e seguendola ne riesce la sicurtà, cioè la sicurezza e il benessere suo. Vorrebbe dire che tra tutti quegli aspetti positivi che ha detto nel paragrafo che abbiamo visto a metà di questo brano e quelli negativi, lui deve capire quale attuare, perché il fine ultimo da conseguire per un principe è tenere il principato, cioè tenere il suo stato. Qualche volta deve anche essere negativo e non deve preoccuparsi di ricevere vergogna, infamia, dall'essere stato, diciamo, non buono in certi momenti. Lui deve essere come deve essere per mantenere lo stato. Capite evidentemente che è facile arrivare a quella banalizzazione che vi ho introdotto subito, perché alla fine si capisce che il principe deve comunque fare quello che deve essere fatto perché lo stato non venga perso. Quindi a volte deve fare cose anche spiacevoli. In estrema analisi, è questo il messaggio di Machiavelli. Ok.